Angelo! Il principino Angelo, Spotsunneblen! Bellino il principino, è quasi bello come me da cinno. Quando me nascetti, io ero bello come il sole. Ah, ta tiervine dappa, Laura! Cosa? Quando sono netto dicevano che bel frugolo come carino, chissà quando sarà grande che bel ragazzo sarà. E infatti più bello di così non si può, bello e simpatico. Bel te, ma a me veramente mi ha raccontato che quando te eri un cinno che ti vedevano in giro con tua mamma dicevano, ma beh, è nato Sgadapino, che bel passeggino che c'ha la signora. Evviva il re, la regina, il principe Angelo! Evviva il principe, evviva! Grazie, maggestà, onor zinger! Mia moglie non poteva avere figli. Non sapevo! Infiniti furono i nostri tentativi, consultando i migliori medici di tutto il mondo. Sì, cinobiologi, lo so. Io e mia moglie avevamo perso tutte le speranze quando per caso incontrammo Amibeia. Pochi, la squinza che da un po' la gira sempre quella donna al palazzo. Sì, lei. Ed anche? Lei promise che con i suoi righi arcani poteva fare in modo che avessimo un bambino. Lasciatemi solo con essa. Si chiude pure la stessa. Occiadini, buonasera. Buonasera, buongiorno, signora. Buongiorno. Vabbè, un bando in due canelli. Oh, lumi onnipossenti, illuminate la mia mente, onde io possa trarre frasi atte a convincerla. Maestà? Sono lieto, Amibeia, di averti vicino in questo momento di gioia. Per quanto ovunque sia moti di allegrezza, io trovo il tuo viso atteggiato a mestizia. Ciò non si addice a chi è appena diventato padre. Della tua povera consorte! Andate subito in segreta! E domani verrà processata per aver palesato al re, in presenza di testimoni, le sue arti diaboliche! Vieni! Sarai condannata e arsa viva! Andiamo! Giunge! Certo, i due servi! Ora mi trasformerò in un grosso topo per impaurirvi. A me, infernali spiriti, tramutatemi! Uno, due e tre! Stanno arrivando! Non sarà mica scappata via! Ah, no, sono meglio a me! Aiuto! Aiuto!
Che brutta! Oh, non sarà mica la vedova nera. Questa mi sembra la vedova gialla. La vedova gialla? Sarà la freccia. La vedova Ricci. Ah, quella che era imparentata con i Titozzi. Ascolta, adesso quando è venuta giù la bagaglia, adesso la ciabatta che fa una festa, li spiaccichiamo. Aspetta. Hai preso il ride? Sì, mi veglia, mi fa che puoi dire un po'. Vieni giù, non viene giù. C'è qua. Due, tre. Ripresa. Aiuto! Aiuto! Mamma mia! Aiuto! Aiuto! Mamma mia! Oddio, mamma, ci vuole prendere aiuto! Parla morto, schifo, ci guardiamo. Una, due e tre. Mamma mia, le piedrocchie fra. Oddio, mia mamma. Un soggio sulle brocche. Oddio, era quasi più bella di quando era una mischia. Ed ora ascoltate. Siccome non mi è stato concesso il piccolo angelo per farne un essere diabolico, fare a me, io lo lascio qui, alla sua corte e alle cure di suo padre. Meno male! Mica fidarmi! Ma... ecco, lo sapevo. Cosa ma? Ma la sua permanenza qui sarà un danno per l'intero regno! Non vista? Farò bere al piccolo filtro stregato, al piccolo. Il liquido, una volta ingerito, si solidificherà. Con l'accento sopra là. E da quel momento nel bambinello si svilupperà una piccola pietruzza nera che aumenterà col crescere del principe. Più crescerà lui e più crescerà la pietra! Basta che non diventi una montagna rossa! No! Ma la pietra che sarà in lui sarà la pietra della malvagità, dell'odio, della cattiveria! Tramuterò in pulce e voi sarete i complici della mia fuga, perché mi nasconderò tra le pieghe delle vostre vesti. Adesso non batterbe, hai stagliato i spiriti infernali. A me, uno, due e tre. Dove è andato? Dio! Cos'è? Dio! Cos'hai, scusa? Dio! Ma cos'è? Dio! No! Una striga in testa! Aspetta aspetta! Va bene così? L'ho presa! Vent'anni sono passati dal dì che nacque, e più si fa un uomo, e più avanta fatica. Dove sono quei vecchi citrulli? Dove sono i miei sudditi, i ministri? Come mai non sono alla mia augusta presenza, eh? Ah, eccoli qua, come al solito, a nozziare, eseguiste l'ordine di far applicare quella nuova tassa per chi tiene le imposte aperte? Ma, Altezza, ma la mia vergine... Mi, cos'è una canzonetta, Tonino? Parlate, vi faccio forse paura? Sono forse diventato un orco bu? No, ma è così che obbedite al vostro.
verrete rinchiusi nella prigione assieme a tutti gli altri gialteroni che come voi hanno osato disobbedirmi. L'augusto vostro padre, e comunque io ho cercato di placare gli animi più che ho potuto per venire da voi e... Sarò io stesso a guidarmi all'assalto del castello, dove si conclude la mia vita con una lancia confitta nel petto. Che bel discorso, un po' melodrammatico forse. Fagiolino? Pronto, comandi, Caldegamo. Il nostro amato cortigiano qui. Sì, sa fare. Cos'è fa, Marco? Si è rinchiuso in cella. Signor Principio, che gli è piaciuto in flagella, Subito! Subito, come l'antello. Ecco, ti parto, ti conduco nella prigione, caro mio. Ma voi... Presto, fate presto! Ma voi non potete fare questo? Non potiamo. Arrestarvi per aver portato il pensiero del popolo che rappresento. Ho fatto soltanto il mio dovere. In mezzo agli alberi che danno sulla muraglia, lì c'è un... buco che se passi il fossato sei saldo. Scappa, grazie amico, ma vieni anche tu, insieme agli altri. A costrisa, non posso venire con gli altri, no? Insieme agli altri salteremo il castello, vieni con noi. No, c'ho le gambe troppo corte per saltare il castello, poi a costrisa, alla Sersga, la venda, parlo. Quanto puoi mi dare 50 frustati del scudottini, no? Non puoi venire dagli accusini. C'è il sabato e caffè, scaldano 20 frustati. Perché quando stamattina ho portato la colazione al principio, ho rovesciato la teiera del tè. Pascalte, le altre 30? Le altre 30, perché per la guardia mi ci ha voltato il culo. Ecco, benissimo, lo sai. Ascoltati bello, me hai una gran scaffrietta, io ho la ruglieria dello stomaco con una gran fame famosa. Oh, mamma, e poi mi viene ancora più fame se penso a tutti quegli innocenti che sono nelle prigioni e che pianè ignoranno sé dal principe Angelo. Angelo di cattiveria! Tutta colpa di la strega maladatta e della sua pietra nera, morrata sconfitta. Esce una stiletta e goderla. Ah, ricordo, sì. Ciao. Io sono la provvidenza. Cerco di dirigere qualsiasi cosa o persona al proprio fine. Voi due, per esempio, sapete benissimo quale sia la causa della cattiveria del vostro principe. Se sapeste come fare per cavare l'antracite del suo corpo, vi tirereste indietro. Ma no, sicuro, però vedi che non ci tirerebbe indietro se sapessimo come fare. Fermi, tu sei la scaracite? Scusi, ma non è una pietra nera? La detta antracite, le prestigia. Allora io capisco. Devi leggere il vocabolario, lo dice sempre anche Mazzullone. Dai, non può. Io vi fornerò di tutti gli elementi che conosco affinché possiate raggiungere la stazione di ciò, chiaro no? Non ho capito neanche una parola. Uditemi! Dovete penetrare nel fondo del bosco. Sì. Nel mezzo troverete una grande chiave d'oro. Arrivati un po' si inserite di questo strumento, apparirà un ciclope ferocissimo che si chiama... Femo Polly. Ciò ce l'ha anche al cugnolo. Abito nostro per ucciderlo. Uno di quei due dovrà cantare immediatamente una canzone nell'orecchio sinistro. E l'altro, dopo qualche istante, dovrà piantargli la chiave magica nell'orecchio.
l'orecchio destro. Si sarà addormentato. Dovrete cercarvi addosso due potenti talismani che sono necessari per poter sciogliere l'incantesimo della strega. E quali sono questi talismani? Allora, i talismani sono un coltello e una polvere bianca. Ma ne basta pochissima, ma è essenziale perché essa farà dormire il vostro padrone e vi farà dimenticare di essere stato cattivo. Il coltello, invece, servirà a voi due per operare. Con esso toglierete dal corpo del principe e lo taglierete. E quando sarà stata estratta la pietra nera, la ferita si richiuderà senza lasciare traccia. Comincia per di 15. Venma con me, schiena per cantare a far che la c'è. Andiamo! Vieni morto, cantare! Vento! Donna! Andare a far che la c'è un po' di scemo! Se lo troviamo, ci dà una chiave che è la chiave del cesso. E dov'è la carta igienica? È nel cesso! E con la carta ci facciamo i liti perché ci siamo tagliati col coltello. Garapè! Intuì! Sono quasi cerco la chiave, ma non ci trova! Senti quei punti morti! L'ho trovata! Dimmi la chiave! Che bello! Ecco! Guarda che quella c'è! Oh, la chiave l'ho trovata! Che bello! Senza il manico, guarda chi si vede, ciao Ridanella,
Salute, Rivanella! Ma se lo mandi a star qui fuori, il principe le cerca dappertutto per farvi ammazzare! I due sciaurati! Ma se i miei uomini fossero dei miei? E ad una volta fuggissero, come hanno fatto Fagiolino e Sigamatino. Razzia! Miserabili! Non sia mai! O il mio furore! Vi raggiungerò ovunque, dovessi mettere a ferri a fuoco tutto il mio regno! Perfidia! Disprezzo! Odio! Signor Barone! Che vuoi? Io non si deve trascurare così, bisogna nutrirsi e se non si tiene in forze, come farà ad avere energia? Cosa dobbiamo fare quindi quando si addormenta il principe? Dobbiamo operarlo! Sì, c'è anche l'altro! Ma io non ho mica la laurea in medicignola! Dai, ma la preveglienza è stata chiarissima. Andiamo a prepararci che qui abbiamo gli usvigli con il coltello. Vai, mi sento di ruggito. Anch'io mi sento di ruggito. Maledetto! Uomo della gloria! Ho mangiato con avidità. Forse l'abbondante di fagione. Perfidia! Odio! Tutti odio! Accidenti a loro! Qualcosa di più forte mi induce a dormire qui, su questo nudo terreno. Maracaibo! Via!
sono stato testimone delle mie malvagità, ma vi giuro che saprò riparare tutto ciò di male che ho fatto. E li tiene su, trovando a quel modo la gioia di poter sorridere e sereni insieme ai loro cari, nella luce radiosa del sole, dimenticando, sì, dimenticando per sempre di essere stati gli schiavi di una stupida, insignificante e soprattutto ingrata! Yeah!